video react di come si allena Nusret Salt Bae. Se tu lo segui su Instagram, Come no? hai visto che si allena ogni giorno. Ogni giorno mette una clip che si allena la mattina presto e già dalle storie vedevo un po' che si allena in un modo tanto quanto strano, sbarra diverso, ma ha un bel fisico. Quindi perché non vedere un po' dei suoi allenamenti e fare un bel react? Vediamo un attimino. Qui già inizia con una bella cyclette spinning a una gamba. Poi si è svegliato e ha detto oggi pedalo solo con la gamba destra, saltellando, e così ha deciso. Sfoderando il suo addome. Oggettivamente parlando, come sta messo? Ha un bel fisico. Meglio di me sicuro. No, vabbè, sta bene, si vede che è una persona che si allena ogni giorno, mangia bene, disciplinato, quindi è un imprenditore, ma è una persona che ha tanta disciplina. E poi tra l'altro si aprirà anche una palestra in Turchia, sicuramente la visiteremo, però voglio vedere un attimino come si allena. Dopo questa bella cicletta a una gamba, vediamo un attimino cosa fa. Eccolo. Ecco cosa non fare. Se tu cosa ne pensi? Non so cosa pensare, sinceramente. Vabbè, c'è da dire che è un showman. Sono già andato nei suoi ristoranti 3 volte. È tutto così, tutto impostato in questo modo esuberante, magico quasi. E anche con i suoi allenamenti un po' lascia il suo marchio, ecco. Ora che fa? Pronto per andare in frigo. Frigo o forno? Forno. Ecco, mette anche il QA. Alla fine sappiamo già tra di noi, questo non serve, non serve. Però ammiriamo il personaggio, l'uomo elastico dietro, pietra sui piedi, ecco. Qui sta impastando. Esercizio poi, tra l'altro, inutile per l'addome, però poi ci arriveremo a capire il perché. Qui ottimo esercizio per il flessore dell'anca. Molte persone poi si sfondano la schiena così anche, però ci può stare. Lui può fare tutto. Lui, se non mi sbaglio, fa degli allenamenti per l'addome che durano un'ora a fare solo l'addome. Ovviamente qui noi dobbiamo capire principalmente alcune cose. Che tipologia di fisico ambisce questa persona? Sicuramente non vuole essere grosso, ma semplicemente avere un fisico estetico tirato. Ecco, mo che fa? Non vi prego, no. Non cancella tutto il sudore, che è una cosa disgustosa. Ah, ottimo, peggio, peggio. Mamma mia, che schifo. Cioè, lo spreme pure, tipo brufolo. Qui posso dire una cosa, perché verrò attaccato sicuramente. Io qui faccio questo react con un occhio, diciamo, tecnico, ok? È come, diciamo, un cuoco che vede un dilettante cucinare un qualcosa, quel cuoco dice, oh, Gesù mio, che sta combinando? Io ora quello sto facendo, ma ovviamente non sono qui per criticarlo. Vabbè, provo a uscire un po' dal mio box bodybuilding e cerco di guardare tutto. Alla fine sono tutti esercizi che non isolano l'addome, ma lavora nell'insieme quasi tutto il corpo, soprattutto il cuore. Quindi ci sta, gli occhiali poi. Perché gli occhiali? Quello è il segreto. Secondo me non abbiamo tutti un addome così perché non ce l'abbiamo con gli occhiali. Qui già vediamo come non fare dei piegamenti tenendo il bacino così in basso. Molte persone mi scrivono: ah, quando faccio i piegamenti mi fa male la schiena. Ecco, tenendo il sedere così in giù, sparato in basso, scarichi tanto poi sulla schiena perché non hai dei muscoli che ti mantengono la stabilità. Ovviamente lui ha la giustifica perché allenando tutto l'addome, tutto il cuore, quella zona si stanca per prima, quindi poi non riesce a mantenersi su. Deve lavorare al circo. Sta facendo? Io se provo a fare una cosa del genere, come minimo mi rompo una gamba, sicuro, però è bravo. Io non ci riuscirei, questo è poco ma sicuro. Va bene, ti perdoniamo. Che cos'è? Che cos'è? Sicuramente non è leggero perché per muoversi lui non usa le braccia, ma usa tutto il centro del corpo e quindi addome e il cuore. Che sta combinando? Che sta facendo? No, non lo so, io. Allora, la mia paura più grande è che molte persone magari vedono il suo fisico e cercano di imitare le stesse cose che fa lui. Quello è il problema di base. Non imitatelo per piacere, solo lui. Questo è il suo marchio registrato, il lancio del manubrio. Io capisco allenare il cuore, allenare il corpo tutto nell'insieme, non isolare. Non tutti devono fare bodybuilding. Però molte cose sono coreografiche. Perché ci sono altri modi di fare, più sicuri sicuramente, e quindi poi qui magari trova una persona che non si è mai allenata e dice: ah, devo fare l'allenamento di Nusret, che sicuramente caccerà poi in allenamento, scatterà. Vedi che colpo? Io se provo a fare tipo questo, come minimo smonto tutte e due le porte e finisco col culo per terra. Pure la slow motion, quindi sta pulendo. Sta facendo i servizi a casa. Unisce l'utile al Tutto, dilettevole. capisci? Sta pulendo per terra, sta allenando l'addome, il cuore. Così vi dovete allenare, tutti a casa. Non imitate le
non l'ho quasi mai visto fare la parte alta, solitamente fa sempre questi esercizi un po' ibridi. Cazzo, con il posing, tipo la Rambo, solo così puoi avere l'addome e ti affoghi per 3 secondi e poi risali. Grandissimo. Sta bene fisicamente, quindi questo importa. Sta sicuramente meglio del 99% delle persone e quindi va bene così. Spero vi sia piaciuto questo breve, intenso video react. I miei react erano proprio... sono rimasto senza parole. Non avevo mai visto questo video, quindi vedendolo là già girare con la plastica già sono rimasto... Però va bene, è un grandissimo personaggio, lo perdoniamo. Però impariamo bene a dividere bene le due cose, cioè esercizi realmente funzionali e esercizi coreografici. Lasciate un bel like e anche un commento di chi e cosa volete vedere un altro video react. Ciao!